Ed eccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare di volontariato, perché se nei mesi dell'emergenza da coronavirus ci sono state associazioni e realtà come quella che vi abbiamo raccontato nella prima parte della nostra puntata, che purtroppo hanno visto sospesa la propria attività, ce ne sono state altre come le associazioni di volontariato sanitario e la protezione civile che davvero si sono dovute impegnare ancora di più e hanno visto intensificata la propria operatività a livelli esponenziali. Ne parliamo oggi con Enrico Montresor, che è qui in studio con me, è membro del consiglio direttivo del SOS Sona e responsabile della formazione. Benvenuto Enrico. Grazie. Allora, ricordiamo che SOS Sona è una ONLUS, giusto? Si Sì. occupa di assistenza sanitaria extra ospedaliera, protezione civile, scusate, e trasporti sociali. Esatto, è una situazione nata nel 1990 per il volere di un gruppo di cittadini del comune di Sona che facevano già volontariato presso altre croci e grazie anche alla donazione di una famiglia di Sona che ha voluto devolvere una grande donazione a seguito della scomparsa di una loro figlia e di un'ambulanza, quindi è nato SOS Sona. Da subito è stata un'ambulanza medicalizzata, è stata la prima della provincia e negli anni SOS Sona comunque si è evoluto perché non siamo più solo servizio di ambulanza, ma abbiamo anche la protezione civile e nell'ultimo anno abbiamo aggiunto anche i servizi di trasporti sociali. Ecco, quindi svolgete un ruolo davvero importantissimo a livello locale e inoltre quest'anno è un anno davvero importante perché festeggiate ben 30 anni di attività. Esatto, quest'anno era l'anno, anzi è l'anno dei 30 anni, avevamo programmato grandi, grandi feste, ovviamente il Covid non ci ha permesso di festeggiare come avevamo programmato, siamo però riusciti lo stesso il 19 di aprile a festeggiare con una cerimonia ridotta, con pochi partecipanti, però per ricordare il momento in cui è stata fondata la nostra associazione. E noi stiamo vedendo delle immagini bellissime che davvero ci raccontano questi 30 anni di storia. Enrico, allora, voi davvero siete stati in prima linea durante l'emergenza. Come avete vissuto quelle settimane? Per noi che siamo un'associazione che fa emergenza tutto l'anno, è stata un'emergenza nell'emergenza. Non eravamo pronti, come d'altronde tutte le altre associazioni, a fronteggiare l'emergenza di dispositivi di protezione individuale, che sono stati il primo problema che abbiamo avuto. È stato difficile recuperare tutti i dispositivi, ma abbiamo avuto una grandissima risposta dal territorio, sia da privati che da aziende, che hanno deciso di donarci quello che avevano in casa o che avevano in azienda. In quanto gli ordini che avevamo fatto di maschere e tute avevano dei costi veramente elevati e gli ultimi ordini sono arrivati nel mese scorso, quindi i tempi di consegna erano piuttosto dilatati. Siamo comunque riusciti a proteggere sempre le nostre squadre che facevano servizio perché il primo punto di ogni soccorritore è l'autoprotezione, quindi i nostri soccorritori, sia volontari che dipendenti, uscivano sempre protetti. E so che la parte appunto della vestizione era piuttosto impegnativa. Sì, sembravamo un po' i Ghostbuster quando uscivamo in ambulanza, nel senso che per proteggersi bisognava indossare guanti, doppio guanto, maschera, sovrocchiali, c'erano veramente molti dispositivi da indossare e la procedura di vestizione era complessa, tant'è che siamo riusciti a formare quasi tutti i volontari con una sessione online, con un training in cui spiegavamo per filo e per segno come fare. E oggi come va? Siete tornati ad una pseudo normalità? Oggi sì, siamo tornati ad avere sicuramente i casi di Covid sono molto ridotti, siamo tornati a una normalità dei nostri turni, siamo comunque sempre protetti e pronti nel caso dovesse tornare l'emergenza. So che siete stati davvero preziosi durante appunto anche il lockdown perché vi siete impegnati e dedicati a chi non aveva la possibilità di spostarsi, ma lo doveva fare. Esatto, SOS Sona, come dicevo prima, non è solo emergenza, il nostro nucleo di protezione civile per tutto il periodo della quarantena, quindi da metà marzo a fine maggio, ha gestito il COC, che è il centro operativo comunale, che è stato il cuore pulsante, il cuore direzionale di tutta l'emergenza. Gestivamo tutti i trasporti per le persone che ne avevano necessità,
la consegna dei pasti, la consegna delle mascherine. Sono state consegnate una cosa come 60.000 mascherine sia dell'SOS Sona, ma anche con l'aiuto delle associazioni locali come gli scout o gli alpini. Avevamo un centralino in cui le persone che avevano necessità potevano chiamare, consegnavamo i pasti, i medicinali, tutte le persone che avevano difficoltà potevano chiamarci e noi andavamo a consegnare anche i medicinali. In quanti siete in associazione? Dal piccolo numero del 1990, quando è stata fondata l'associazione, adesso siamo quasi 200. Un centinaio si occupano di emergenza, 50 di protezione civile e una cinquantina di trasporti sociali. Ecco, la formazione della quale tu ti occupi, ricopre davvero un ruolo importantissimo quando si parla di volontariato. Sì, il nostro purtroppo, per fortuna, è un volontariato molto professionalizzante, nel senso che è richiesto di essere molto preparati. Non facciamo un servizio che ci dà la possibilità di sbagliare, perché ne va della vita delle persone. Quindi, sia per obblighi di legge sia per obbligo morale, ogni volontario è tenuto a fare un certo numero di formazione annuale. Quante ore? 10 per i 10 ore. soccorritori e altre 5 per gli autisti. Quindi, chi è autista deve fare le 10 da soccorritore più le 5 da autista. Questo una volta che si è già compiuto tutto il percorso appunto di formazione iniziale e si fa parte dell'associazione. Esatto. Però per entrare in associazione ci sono dei corsi di formazione che so che purtroppo in questo momento particolare avete dovuto sospendere o posticipare. Sì, c'è un corso di formazione da fare che è piuttosto impegnativo perché richiede comunque di essere preparati a 360 gradi. Normalmente una volta all'anno, con settembre, iniziamo. Quest'anno abbiamo deciso di focalizzarci solo sulla formazione dei nostri volontari e abbiamo in programma di partire con un nuovo corso di formazione con gennaio-febbraio dell'anno prossimo, con un corso che sarà molto probabilmente parte in presenza e parte online per rispettare le normative vigenti. Ecco, a livello umano, che cosa significa fare volontariato, per esempio, quando parliamo di soccorso e quindi emergenza? È un volontariato, è un tipo di volontariato strano, nel senso che si alterna l'adrenalina e la preoccupazione di quando suona il telefono che si esce, e quindi noi lavoriamo molto per protocolli e finché si è sul campo il cervello pensa a cosa deve fare e la parte emotiva viene lasciata all'esterno. Nel momento in cui poi si rientra in sede, soprattutto su certi servizi, ci si ferma e si viene toccati molto all'interno, sia in positivo sia in negativo, nel senso che fare servizio di emergenza a volte si vedono casi piuttosto tristi, ma altri insomma, sono molto felici, come la nascita di un bambino, insomma, dà molte soddisfazioni. Poi SOS Sona non è solo andiamo e salviamo qualcuno, è una grande famiglia, è un'associazione che raccoglie soci che hanno dai 18 anni ai 70, quindi è molto variegata. Ecco, c'è stato Enrico un momento durante l'emergenza nel quale vi siete guardati e avete detto non ce la facciamo. Quando il nostro responsabile dei materiali diceva ma non abbiamo più maschere, non sappiamo come fare, è stato molto problematico. Però quello che ci ha dato la forza di andare avanti, come dicevo prima, è stata la risposta che abbiamo avuto dal territorio. Chiunque potesse ci ha dato una mano e quello per noi è stato uno stimolo per tirare avanti e continuare nel nostro tipo di servizio. Beh, questo è straordinario, vedere Sì. l'affetto, la risposta anche di tutta la cittadinanza e la vicinanza, insomma, immagino. Esattamente. Allora, progetti per il futuro, anche se so che in questa fase è un po' complicato fare progetti. Il corso di formazione per i vostri volontari, ce l'hai anticipato. E poi? Esatto, abbiamo la formazione dei volontari che abbiamo già, dei nuovi che cominceremo probabilmente a febbraio. Abbiamo un sogno nel cassetto che speriamo di riuscire ad aprire questo cassetto, che è fare una nuova sede. E una Sempre a Sona? Sempre a Sona, sì, siamo all'interno del comune, Sona, Lugagnano, adesso c'è un po' da definire. E comunque il nostro obiettivo è non fare una sede solo per noi, quindi solo per SOS Sona, ma una sede aperta che coinvolga anche altre associazioni per fare squadra anche con gli altri. Per Questo è il fare nostro, rete. per fare rete, esatto, questo è il nostro grande sogno. E sicuramente implementare i trasporti sociali, che è un servizio che abbiamo cominciato da poco e quindi ha bisogno di spinta per crescere. Ecco, chi ha bisogno del vostro supporto? Come vi può contattare? Allora, attraverso il sito internet che è www.sos-suona.it, lì ci sono tutti i contatti per le richieste di protezione civile,
di assistenza, facciamo anche un'assistenza a manifestazioni, fiere, sagre, eventi sportivi o per qualsiasi tipo di necessità, anche per i servizi sociali, sempre fare riferimento al sito, ci sono tutti i contatti. Tu sei giovane, lancia un messaggio ai giovani che ci stanno guardando. Io sono giovane e non sono il più giovane, perché ce ne sono molti più giovani di me. SOS Sona è una grande famiglia, è un'associazione che coinvolge vari tipi di competenze. Nessuno di noi in associazione, anzi, ognuno di noi in associazione ha competenze diverse e questo è il bello perché ognuno di noi può metterci qualcosa di proprio. Entrare in associazione vuol dire entrare in questo grande gruppo e condividere le esperienze positive o anche quelle magari un po' più difficili. Si può scegliere di entrare a far parte dell'emergenza, della protezione civile o dei trasporti sociali. Chiunque abbia un po' di tempo da dedicare in SOS Sono trova sempre una porta aperta. Non è obbligatorio frequentare il corso di formazione per diventare soccorritore, che è sicuramente impegnativo, ci sono attività molto più alla portata di tutti. Grazie Enrico, grazie, grazie davvero per essere stato qui con me oggi e averci a voi raccontato per questo averci spaccato, ospitato. di realtà e soprattutto l'attività che ho portato avanti 365 giorni l'anno. Esatto. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, per oggi è tutto, io vi do appuntamento domani, sempre su Telearena alle 18:50.